Allora, fondamentalmente è questo: due persone sbragate, sedute a ridosso del clou del Festival Cartoon Club, che guardano il palco principale e dicono: ci vorrebbe qualcosa di più, bisognerebbe allargare un po' gli orizzonti. Questa ufficialmente è la nascita di Nerdcon, che è proprio un nuovo contenitore dedicato al mondo della cultura nerd, quindi serie TV, cinema, giochi, videogiochi, ai supereroi, comics, tutto quel tipo di cultura pop che negli ultimi anni si è affermata molto grazie a internet, soprattutto sui social network, è diventato ormai un fenomeno globale. Una volta c'era un film cult che si chiamava La rivincita dei nerd, dove erano semplicemente dei secchioni evitati dalle donne e da tutta la popolazione sociale in genere. Negli ultimi anni nerd è diventato un'icona in realtà di un tipo di cultura, di un personaggio che ha talmente tanta passione per le proprie cose, che possono essere appunto serie TV, comics, eccetera, da sacrificare parte della propria vita sociale in favore di questa passione.